Ciao ragazze e bentornati a un nuovo video. Oggi secondo video make-up tutorial sulla palette, la Eye Dots di Dolce & Gabbana. E oggi vedremo come utilizzare il colore questo rosa. E finalmente oggi riesco a girare un nuovo video, perché il tempo fuori si è decisamente calmato, non piove, non tira più il vento e ho cambiato anche postazione per avere una buona luminosità senza che mi sfalsi troppo tra come è stato per l'altro video make-up tutorial di Dolce & Gabbana, quindi questa volta dovremo riuscire a girare bene il video. Allora, prendo un attimo la pinza per i capelli che li tiro indietro. Tra la quale sta anche uscendo il sole ed è fantastico. Ecco qua. E siamo pronti. Siamo pronti a partire. E come sempre, io sotto ho già idratato la pelle. E adesso mi preparo subito a coprire le occhiaie. E questi puntini rossi, tra qualità del benvenuto a Tizio. Ciao Tizio. Quindi allora, prepariamo subito. La base utilizziamo come sempre il correttore numero 3 di Dolce & Gabbana, l'illuminante numero 2 di Dolce & Gabbana e per queste piccole chiazzettine rosse andrò a utilizzare il colore verde di Dior. Ok, abbiamo coperto le occhiaie e i puntini e oggi vi voglio far vedere la differenza addosso tra il liquid foundation con il Millennium Skin del co il colore, questo qui è il Natural e questo qui è il 120 Natural Beige. Farò metà viso esattamente da questa parte di qua. Dato che comunque le macchiettine ci sono, di piccoli brufolini che io non sono andata completamente a coprire, e io da questa parte qui alla mia destra utilizzerò il liquid foundation e da quest'altra parte di qua che è la mia sinistra utilizzerò il Millennium Skin, così vedrete effettivamente la differenza di coprenza, come vi spiegherò l'altra volta, tra la media alta coprenza e la bassa coprenza. Ovviamente lo applicherò con la spugnetta in questo caso è completamente asciutta, dato che questo qui essendo molto liquido, la spugnetta tende molto di più ad assorbire il prodotto. Iniziamo prima di tutto dall'applicazione del liquid foundation, vado a miscelare il prodotto, lo metto sulla mano e poi lo applico da quest'altra parte del viso. Ok, ho applicato il liquid foundation, adesso di qua vado ad applicare il Millennium Skin.
Ok, già così possiamo notare cosa intendo tra la media alta coprenza con la bassa coprenza. Come potete notare, io qui sono andata giusto soltanto questo bozzettino qui a coprire prima, ma come vedete io qui ho altri puntini che prima avete notato. Con il Liquid Foundation mi ha perfettamente coperto tutto. Da quest'altra parte io ho coperto questo qui, dove appunto non me l'ha ricoperto bene, e altri puntini dove io non sono andata a passare perché erano piccoli puntini, la crema colorata della Millennium Skin, appunto essendo a bassa coprenza, non mi ha coperto bene. E quindi che cosa significa? Che adesso io ci andrò a ripassare con il correttore. Ok, abbiamo fatto, adesso fisso il tutto con la cipria, questa qui di Jafra, la cipria traslucente opaca. Eccola qui, e mi faccio aiutare dal pennello, l'applicatore per la cipria. Ed ecco qua, ho fatto, e comunque si nota la differenza, però commenteremo a fine video. Adesso applico un attimo il primer, questo qui della Benefit, così intanto preparo le sopracciglia. Ok, e nel frattempo che si asciugherà il prodotto sulle sopracciglia, ci occupiamo degli occhi. Quindi, allora, oggi voglio provare insieme a voi il pennellino che dà in dotazione la palette. Quindi, che cosa vado a fare? Allora, vado ad utilizzare, anzi, prendiamo un altro pennello, questo qui della Kiko. Vado a prendere questo bianco qui, scarico il prodotto e lo vado ad utilizzare come base e lo vado ad applicare su tutta la palpebra dell'occhio. Ok. Prodotto per la base applicato, adesso vado a creare la zona di transizione. E con cosa? Prendiamo questo colore, questo rosino delicato che è in mezzo a questi due shimmer tra il rosa acceso e questo bianco scuro, definiamolo. Scarico il prodotto e lo vado, come ho detto prima, a utilizzare come colore di transizione. Come potete notare è un rosa molto 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 delicato, quindi neanche si nota. Ed ecco qua, abbiamo fatto. Adesso utilizziamo questo rosa. Carico il prodotto e questo lo vado ad applicare sopra al colore di transizione che abbiamo utilizzato. Guardate, come potete notare, è un bellissimo rosa. Molto bello. Facciamo stessa cosa dall'altra parte. Ecco qua, abbiamo fatto comunque
Molto pigmentato anche questo bel colore shimmer. Adesso prendiamo quest'altra parte che è il pennello di applicazione. E che cosa utilizziamo? Io vi suggerisco di fare questo mix tra questi due shimmer. Scarico e lo applico nella parte interna dell'occhio. Oddio, c'ho l'arcobaleno. Aspettate, è la cipria che mi fa riflesso. Ecco qua. Molto bello. Vado un attimo a sfumare i due colori. Ecco qua. Molto bello, un trucco molto molto luminoso. Adesso prendiamo il pennello a penna e allora rivado a fare la stessa cosa anche qui sotto, quindi riprendiamo questo rosa. E lo applico alla rima inferiore dell'occhio fino a metà. Adesso vado a fare di nuovo il mix tra questi due colori, lo champagne con questo rosino, e lo applico nell'altra metà della rima inferiore dell'occhio. E adesso vado semplicemente a sfumare i due colori. Ecco qua. Allora, se volete potete lasciare anche così il make up, ma io vi faccio vedere su un occhio come possiamo sfruttare il nero. Ho intenzione di sfruttarlo in maniera waterproof. Come? Prendiamo il pennello, questo qui angolato, lo vado a bagnare lo asciugo un pochino sulla mano e che cosa faccio? Vado a prelevare il colore nero. Ok, e vado a fare la cat liner. Facciamolo su un occhio, quindi io dico di farlo su da questa parte qui. Non è male. Ecco qua. Guardate, mi è venuta pure bene stavolta. Molto bello. Io direi di lasciare così, così vediamo perfettamente i due effetti. Adesso applichiamo il mascara, prima di tutto il mio adorato primer di Dior. Adesso vado ad applicare il mascara di Jafra. Perfetto. Adesso vado a fare le sopracciglia. Oggi voglio semplicemente utilizzare il Precisely My Brown Pencil.
La matita è molto molto chiara per il mio incarnato, perché questa l'ho comprata con il kit, quello di sopracciglia Top by Nicole. Però anche solo la matita ha un effetto molto molto naturale. Mi piace. E adesso applico il 24 ore 3D Brow Setter. Ecco qua, sopracciglia anche queste pronte. Adesso applico il blush, l'844 Floral Pink di Dior, che è questo bellissimo rosa. Ecco qua, anche con questo abbiamo fatto, molto delicato. E passiamo alle labbra. Per le labbra abbiamo una vasta scelta che colore qui possiamo abbinare. Possiamo mettere un nude oppure dei rosati. Io adesso vi faccio vedere questi tre tipi di rosa che ho, di cui due sono i Dolce Matte Lipstick e uno è il nuovissimo Dolcissimo, che è un liquid matte. Ve li faccio vedere sulla mano. Allora, iniziamo dal Dolcissimo. Questo qui è il Rosebud numero 3. Notare il packaging che è veramente bello. Che è questo rosino qui. Poi l'altro, adesso passiamo al dolce, il Dolce Matte Lipstick, che in questo caso è il numero 641 Dolce Bacio ed è questo rosa bello acceso. Eccolo qua. Poi passiamo al rosa che abbiamo visto nel precedente video makeup tutorial, che è il Miss Dolce numero 134. Eccolo qua. Eccoli qua, sono tre rosa diversi dove con questo look ci dicono tutti e tre effettivamente dove andare ad utilizzare questi due, che è il Dolce Matte o il Dolcissimo, lo possiamo utilizzare per lasciare quel look da giorno che tranquillamente possiamo utilizzare. Poi per la sera, magari se vogliamo dare un bel tocco acceso alle labbra, possiamo tranquillamente andare ad utilizzare il Dolce Bacio. Ci stanno benissimo tutti e tre, assolutamente, perché comunque è un make-up, come potete notare, sul rosa e sul bianco, con questo tocco nero da questa parte, ci dicono tutti e tre. Oggi ho deciso che voglio utilizzare con voi il dolcissimo, il numero 3, esatto, che si chiama Rosebud. Vediamo come rimane. Ecco qua, make-up finito. Come potete notare, tutti questi tre tipi di rosa ci stanno bene. Ok, allora, partiamo dal dolcissimo. Qual è la differenza tra il dolcissimo e il Dolce Matte Lipstick? Sono entrambi rossetti matte. La differenza è che questo è un lipstick. Quindi rossetto, applichi e via. Mentre il dolcissimo è liquido. Comunque entrambi a lunga tenuta, entrambi matte che si asciugano, quindi hanno la caratteristica del matte. Qual è la differenza? Ti fa accentuare anche quelle righette perché è un rossetto, questo qui, che tende a far seccare ancora di più le labbra. A differenza del dolce, però, qual è la cosa positiva di questo rossetto? È che è vero, ti fa seccare tantissimo le labbra, ma tu non te ne accorgi, si asciuga in una maniera impressionante sulle labbra e tu proprio non te ne accorgi, proprio non te ne accorgi. È un effetto proprio addosso vellutato, è come se tu non portassi nulla. È molto buono. Ripeto, l'unica pecca che secondo me fa venire più righette
delle labbra secche che tu non hai, le fa accentuare di più, a mio parere. Però secondo me questo dipende anche tantissimo da quanto si seccano anche le labbra. Io tendo moltissimo ad averle secche, per esempio in inverno, infatti sotto io tutte le volte cerco sempre prima di idratare le labbra e poi di applicare qualsiasi tipo di rossetto, lipstick, matte, qualsiasi cosa essa sia. Però entrambi vi posso assicurare che sono a lunga tenuta e molto validi. Poi, ripassando alla palette, anche oggi siamo riusciti ad valorizzare la palette il colore nero. Come potete notare, possiamo tranquillamente trasformare un look da giorno, come questo qui della mia parte destra, che può tranquillamente essere utilizzato come anche da giorno, a renderlo da sera semplicemente andando a effettuare una riga di eyeliner, che non è per niente male, è una bella cosa. E siamo anche riusciti, secondo me, infatti, quello che pensavo io è che secondo me la protagonista di questa palette è più il rosa, molto bello. Come potete notare, non ha per niente fatto fallout questi colori, notate bene, e per essere un colore shimmer si è sfumato molto bene. Ovviamente io dopo sopra ci ho anche ripassato perché volevo un effetto un pochino più carico, però si è sfumato benissimo e non fa problemi. Solitamente, come sappiamo, i colori shimmer si fa difficoltà, scusatemi, i colori shimmer si fa molto spesso difficoltà a sfumarli, però questo qui, per esempio, guardate, si è sfumato benissimo nonostante sotto abbia fatto una base di transizione, cosa non molto semplice da fare. Per quanto riguarda il pennello, è un pennello morbidissimo. Le setole, come tutti i pennelli Dolce & Gabbana, sono, eccolo qui, infatti l'altro, sono setole naturali, morbido, morbidissimo proprio, non è quell'effetto che è completamente sintetico dove ti pizzica l'occhio e dà fastidio. È un piacere truccarsi con questo pennello. Altri aggettivi, non so quali altri aggettivi utilizzare, però è un piacere truccarsi con questo pennello. È una meraviglia, proprio bellissimo. E sì, dietro i riflessi dell'arcobaleno perché lo sta illuminando la cipria, perché finalmente sta uscendo il sole. E per finire, quindi palette valida, pennello valido, i rossetti non ne discutiamo. Passiamo, come ho detto prima, ai fondotinta. La crema colorata e il fondotinta. Allora, ve l'ho già detto prima, ve l'ho detto anche in altro video, ve lo ripeto. Ve l'ho applicato apposta per farvi vedere come rimane la differenza tra la media alta coprenza e la bassa coprenza. Allora, da questa parte qui ho utilizzato il liquid foundation. Come potete notare, qui nonostante che ci sia un signor bruvoletto in arrivo e qui anche che si nota, però io non sono andata completamente a ricoprire tutti i puntini. E come potete notare, ha una media barra alta coprenza perché non ci sono dovuta ripassare. Mentre di qua mi avvicino meglio. Qualche imperfezione si nota, cioè non me l'ha coperto bene. E infatti, come avete notato prima, io ci sono dovuta ripassare con il correttore e nemmeno in tutti i punti ci sono ripassata. Tipo qui ci sono certe zone e qui dove ho il proprio brufoletto ci sono dovuta ripassare un'altra volta. Capita che quando il brufolino anzi, più che brufolino, l'imperfezione, chiamiamola, è molto eccessiva, tante volte il fondotinta non lo copre immediatamente e quindi ci rivuole una doppia passata di correttore. Ci sta. Però è con questo che io intendo dirvi cosa intendo la differenza tra la bassa coprenza e la media alta coprenza. Quindi applicata addosso capite perfettamente qual è la differenza, che bassa coprenza non copre bene le imperfezioni, bisogna ripassarci, e il fondotinta vero e proprio copre tutto. Ed è questo quando intendo che questa è una crema colorata e questo è un fondotinta a tutti gli effetti. Poi dopo sta a voi sapere che cosa volete, nel senso, se voi cercate una crema colorata, vi sta bene, che volete ritoccarci, ben venga, fate come volete, ma che a me comunque piace un effetto naturale, per carità, che comunque non è
un effetto naturale a me piace, quindi però comunque che mi vada a coprire il fondotinta, per me va bene questo. E questo è quanto. Così vi ho dato anche la spiegazione effettiva applicata della differenza tra la crema colorata del Millennium Skin e il fondotinta del Liquid Foundation. E io spero che questo video tutorial vi sia piaciuto e che vi sia anche piaciuta la spiegazione, in questo caso applicata, della differenza tra i due prodotti di base di Dolce & Gabbana, e tra la quale vorrei darvi un'altra piccola differenza tra quei due prodotti, che il Liquid Foundation è un fondotinta un pochino più denso. Quindi lo potete anche applicare con una spugnetta che è umida o bagnata, perché è un prodotto più corposo, più denso. Mentre questo, il Millennium Skin, è molto 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 liquido e quindi è consigliabile applicarlo quando ho una spugnetta completamente asciutta, perché sennò che cosa fa la spugnetta quando è bagnata con un prodotto molto liquido? Se lo assorbe tutto. E quindi tu sul viso non metti niente. Già è una bassa copertura, se tu lo vuoi utilizzare con la spugnetta bagnata, peggio mi sento, cioè proprio non ci ritrovi nulla. E dopo avervi detto questa ultima differenza tra il Millennium Skin e il Liquid Foundation, io ragazze vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like. E fatemi anche sapere tramite commento se vi è piaciuta questa spiegazione applicata di differenza tra il Millennium Skin e il Liquid Foundation. Io spero che vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia stata anche utile per voi per capire qual è la differenza tra questi due prodotti. E se vi fa piacere, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche di quando caricherò i prossimi video. E io con questa bella luce che entra dalla finestra, con questa bellissima luce del sole, con i riflessi dell'arcobaleno e con questa bella luce sul collo, io vi saluto e vi mando un grosso bacio. Ciao!